però incontriamo Patrizia qui a questo, diciamo, sit-in di coloro che abitano nella zona Sprecamore, dopo il Dinamore, dove dovrebbe nascere questa nuova discarica. Allora, io le posso dire che questa discarica non è possibile, innanzitutto perché lì c'è tutta la nostra vita, la mia vita, quella dei miei cari, quella dei miei figli, quella dei miei nipoti, e non è possibile ucciderli ancora di più di quello che già stanno facendo, perché noi abbiamo la Procter 2,5 km, che quando ci sono i venti contrari noi respiriamo un odore che lei neanche se lo immagina. Ci abbiamo Pomezia, che ha 4 discariche, una tra l'altro di amianto, ci abbiamo Cecchina con un'altra discarica a pochi chilometri. Che cosa altro ci vogliono portare? Ci abbiamo già lì l'Ecofer con i rifiuti speciali sotterrati e imballati. Che cosa altro ci vogliono portare in periferia? Che cosa vogliono da noi? Signora Patrizia, abbiamo visto l'ex sindaco Alemanno, lei pensa che possa darvi una mano? Sì, io non penso, perché se avesse voluto avrebbe potuto fare anche lui qualcosa. Evidentemente non è stato possibile farlo, però con questa manifestazione, con questa protesta, noi non molleremo. Se io devo morire di tumore, se i miei figli devono morire di leucemia, io mi metto lì davanti e mi faccio calpestare da un pullman, da un camion, di quelli che portano la nettezza urbana lì. Mi faccio uccidere piuttosto. Grazie signora Patrizia. Soffrono quello che hanno sofferto già altre persone. Grazie. Allora, l'ex sindaco, io Liberi TV, Gianni Colacione, Web TV. Siamo con l'ex sindaco Gianni Alemanno e lo incontriamo in questa serata che sarebbe appunto l'inaugurazione di quest'isola pedonale dei Fori Imperiali, ma incontriamo un sit-in del coordinamento di quartiere contro la nuova discarica sull'Ardeatina. Sprecamore, Dinamore, poco dopo il Dinamore. E incontriamo anche il sindaco Gianni Alemanno. Come mai si trova qui? Io partecipo a questa manifestazione in termini di solidarietà, poi ho visto che ci sono state delle iniziative, diciamo così, fuori dalle regole, mi sono messo in mezzo per cercare di evitare incidenti o di creare dei problemi. Abbiamo mandato una delegazione del comitato a parlare con Marino per cercare di trovare una soluzione. Senta, chiaramente qua si parla della situazione dei rifiuti a Roma, che si trascina da molto tempo con le varie, diciamo, allarmi e proroghe della chiusura di Malagrotta. Lei pensa nella sua sindacatura di aver fatto, diciamo, quello che si poteva fare? Guardi, allora sono due problemi distinti. Noi come comune dobbiamo aumentare la raccolta differenziata. Io l'ho trovata al 17% quando mi sono insediato nel 2008, l'ho portata al 30% ed è già dai comuni che partiranno adesso, dai municipi che partiranno adesso, arriverà fino al 40%. Non credo che sia poco, si poteva fare di più, ma non è poco. Il problema della discarica è un altro, il problema della discarica non decide il comune. Io in tutta la mia sindacatura ho chiesto a regione e a provincia di avere una risposta. Ho anche trovato una soluzione individuandola dentro il poligono di Allumiere. Mi è stato detto di no dalla provincia e regione. Io ho detto oggi al sindaco Marino di continuare questa battaglia, perché non c'è spazio dentro il Comune di Roma per una discarica. Grazie al sindaco Alex Sindaco Alemanno. Incontriamo il consigliere Belviso, ex vice sindaco con la sindacatura Alemanno. Come mai questa vostra presenza in mezzo appunto agli abitanti qui della zona Sprecamore? Siamo con i cittadini per una scelta insensata. Guardate, la manifestazione è pacifica, i cittadini sono esasperati. L'obiettivo di stare qui è proprio farsi ascoltare dal sindaco Alemanno, che non si è degnato in tutto questo periodo di investire 10 minuti del suo tempo per parlare con tutte queste persone. Quindi sono qui e chiedono soltanto a sindaco Alemanno. Sindaco Marino.
Ah, no, ma ha detto il sindaco Alemanno, è rimasto un po' così. Ho detto il sindaco Alemanno e quello evidentemente era un desiderio che oggi non c'è, cioè, era un lapsus freudiano. No, no, dal sindaco Marino, non si è degnato di ascoltarli mai, quindi la richiesta è soltanto quella di parlare con il sindaco, insomma niente di più. La manifestazione è pacifica, non c'è armi di nessun tipo, ringraziamo le forze dell'ordine per quello che fanno tutti i giorni, oltre per la gentilezza usata questa serata. Insomma, noi siamo qui in attesa che Marino dica sì ai comitati di quartiere, noi non andremo, non è un movimento politico, i comitati di quartiere devono parlare con il sindaco. Senta consigliere, questa vicenda della discarica zona appunto Sprecamore o Divinamore, insomma come a seconda, la porterete anche in consiglio comunale? L'abbiamo già portata in consiglio comunale, abbiamo fatto una mozione che diceva no alla discarica in un'area archeologica monumentale, c'è il Divinamore, migliaia di pellegrini tutti gli anni, migliaia di turisti, oltre ai cittadini, nell'agro romano c'è il cosiddetto vincolo Bondi, è vincolata, e abbiamo detto dite no alla discarica e sarà bocciata a maggioranza. Grazie molte. Grazie.